6 gennaio, debutto in casa per Calori dopo la vittoria di Livorno contro il Crotone, partita con tante assenze, partita molto importante. Sì, le partite sono tutte importanti. Chiaro che il debutto per me è uno stadio che conosco, in un'altra veste, è una cosa che sicuramente la vivo con emozione, è una cosa che mi fa piacere. Però ecco, dura un attimo, già la testa è presa da la scuola che deve affrontare il Crotone e lo deve affrontare con lo spirito giusto, come in parte è stato fatto a Livorno, in parte, nel senso che si vuole anche del temperamento per portare a casa dei risultati positivi, quindi ecco, la mia testa è proiettata su questo. Però se questo debutto, se lo godete, che è una cosa che mi fa piacere. Temperamento? Dice perché? Mi sembra che c'è la cosa che manca un po' questa squadra, che è mancata. No, non so, non faccio riferimento al passato, ma credo che questa categoria serve soprattutto, cioè il gioco basta, serve relativamente, ci vuole un po', perché non è la Serie A, Serie B è un campionato che è diverso, dove magari deve avere quell'aggressività che poi alla qualità raggiungi e diventa forse il mix perfetto, ma in poco tempo sinceramente dobbiamo trovare le soluzioni giuste in poco tempo, e il tempo non ho avuto tantissimo per poter valutare un po' tutto quello che mi gira intorno adesso, i ragazzi, la valutazione, tutto. Oggi, domani avremo altre assenze, perché Jonathan non c'era, però mancano anche Antonio, che è stato ceduto, come tutti sapete, è molto forte, che ancora non è in condizione, quindi cercheremo di quei ragazzi che abbiamo, che si stanno lavorando bene, che lavorano molto bene con intensità, che devo cercare di fargli capire che non si può sempre andare a 2000 all'ora, ma trovare anche tempi per ragionare un po'. Questo è quello che ho notato, cioè questa bramosia sempre di bruciare l'energia velocemente, invece bisogna distribuirla meglio. La partita di Livorno è stata attendibile? Cioè se è stata una partita, tu eri arrivato da praticamente due giorni, non avevi bisogno azzerare, cioè tenere solo il risultato, no, di azzerare o si parte? Dal fine di quei 90 minuti sicuramente, perché prima cosa l'umore della vittoria, ragazzi, è stato importante, perché quello che poi ti dà il sale, no? Ti dà la possibilità di lavorare meglio con funzionalità e tranquillità. Da lì si parte, però bisogna continuare, non deve essere solo un inizio di un atteggiamento, di un cercare risultato, cercare attraverso più soluzioni e anche più modi. Poi trovi da avversario un allenatore che conosci bene. Sì, quindi è stato il vice di Mazzone, e quando appunto vestivo le vesti del calciatore era il secondo del mister, quindi persone che conosco, c'è un ottimo rapporto, ma quello, sai, quando inizio la partita gli ottimi rapporti finiscono e riprendono dopo la fine. Cioè, cosa ha insistito in particolare in questa sosta, visto che era arrivato da poco, quindi deve approfondire sì, la squadra? Forse sì, ma senza forse. Cercate di parlare, di capire i ragazzi, conoscere anche dal lato umano, perché è vero che si guarda solo l'aspetto del calciatore, ma dietro un calciatore c'è anche il ragazzo che con le paure o le forze che può avere, non parlandoci, capire con chi ho a che fare. Con alcuni il tipo Jonathan ho visto poco, perché ho visto tre allenamenti su 18 come fatti, per i vari infortuni, quindi ancora devo completare la conoscenza, anche se ho parlato, se ho già parlato con lui. Ecco, cercate di motivarli e capire che tutto è possibile se ci si mette qualcosa in più. Questo è un aspetto che reputo sia fondamentale.
E vedo che, sai, come si allenano è una cosa che recepiscono, però come ho detto, per confermare ci vuole il risultato, ci vuole sempre il risultato, ci vuole sempre l'attenzione e la continuità di interpretare le partite e di non fossilizzarsi su una partita, cercare di dare continuità all'atteggiamento. Vado la prima cosa che ha detto quando nella presentazione, che non è sua intenzione fare delle rivoluzioni perché non era il caso visto che aveva pochi giorni di spedizione. I giorni sono avuto qualcuno in più, non troppi, quindi la conoscenza è ancora in atto. È sufficiente per poter cambiare qualcosa, si continuerà comunque con il modo e con l'impostazione di prima? No, ho provato due soluzioni, anche se a Livorno abbiamo giocato con due trequartisti a una punta, adesso un trequartista non c'è più, quindi mi devo adattare con quei ragazzi che ho. Sono arrivato al Caldirò, che è un difensore giovane, ma un giocatore buono, un buon giocatore che può dare una mano, si è allenato bene, quindi potrebbe essere anche pronto, disponibile, quindi sto a... È convocabile. E quindi potrei cambiare qualcosa, potrei, ho dei piccoli dubbi, però da una settimana lavorate su due cose, quindi vediamo di come finalizzarla la cosa. L'arrivo di Caldirola in sì. Difesa, mi sono parlato di lui, sì. D'acqua questo. Perché è l'unico arrivato, è infatti non è fortuna. Il rientro si spera a breve di Zofoli, il fatto sì. Che Martina si è stato integrato un mesetto fa. Gli hanno sistemato la difesa, sembra che non parte nessun altro, quindi adesso si aspetta che arrivi col concentrato in attacco, la difesa fa la parte così. Ma parlare oggi di mercato non è rilevante, perché penso che si parla da... Questo mese qua se ne parlerà tanto. Io dei messaggi ho già dati, quindi parlare che arriverà. Quando arriverò li vedrò, se arriverà qualcuno di nuovo allora ne prenderò altro. Ora non mi interessa, mi fa che ci interessa il Cortone, e su questo bisogna lavorare e stare attenti un po' tutti noi che siamo presenti in questa partita. Inizia un mese particolarmente intenso, 5 partite dal 6 gennaio al 31, e c'è il mercato aperto. È più difficile preparare un mese così sapendo che oggi hai Antonio, domani non ce l'hai più, oggi hai Caldirola, domani ne arriva un altro, cioè condiziona il lavoro, le partite poi magari condizionano le scelte di mercato, o bene o male sono due binari paralleli, ognuno può... No, se ipocrita dicessi che non condiziona, però questo è un problema che non un po' tutti, quindi i ragazzi sanno, io cerco di concentrarmi su quello che ho a disposizione e lavorarci, poi se arriva uno che parte un altro ragazzo, è chiaro che ne prendo atto e ci lavoro, perché questo è quello che devo fare. Però, ripeto, le cose che devono arrivare devono essere mirate e che portino a migliorare o aggiungere qualcosa in più a questa cosa. Che tipo di squadra è il Crotone? Ho visto che 20 gol segnati, 22 subiti, da come sta facendo. Sì, la squadra è che... si basa molto su questo centravanti di Juric, che è un po' la boa, fa il regista avanzato, un smistatore di pallone, e con l'inserimento degli esterni Carlini che gli ruotano intorno, aspettano e giocano un contropiede, generalmente una squadra che è aggressiva, è compatta, tutte le due partite la vinta fuori casa, e questo ci deve mettere in guardia. Soprattutto perché il Brescia in casa invece fa molta fatica per giocare due volte. Io valuto, cioè io non devo farmi mentalmente, non posso pensare gioco con il Brescia, io devo pensare a quello che è l'esposizione, non con il nome. Cioè, se giocassi da Brescia chiaro che diventeremo offensivi, perché però io devo, in questo momento devo essere reale, realista e cercare di avere un equilibrio come squadra, essere compatti e decisi a rincanalarci in un percorso, perché è importante fare punti, è importante farli con la massima attenzione. Anche con la continuità. Anche, soprattutto. Cordova ha detto di aspettare un segnale.
da Brescia, dalla società, per capire se rientra in questo progetto, visto che la situazione a suo giudizio è un po' chiara. Calori come vede Cordova come giocatore? Lo considera funzionale al progetto? Guardo tutti e guardo chi c'è a disponibilità. Qui c'è, io credo che devo guardare a 360 gradi, non posso stare a discutere prima di una partita lo stato d'animo di un giocatore, che sia Cordova o che sia nessun altro. Poi lunedì ne parlerà sulla società, ne parlerà con me, a me ho già parlato un po'. Non posso avere, io devo avere chiaro tutto per puntare, posso puntare qualcosa. Se uno mi dice voglio giocare titolare sempre, gli dico prego, c'è il mercato, questo vale per tutti, perché chi sposa la causa Brescia deve capire che c'è una situazione dove bisogna lottare, pedalare e magari parlare un po' meno. Però non è riguardare, perché lo sfogo di Corvo è uno sfogo legittimo, se precedentemente aveva avuto delle considerazioni giuste per aver fatto, anzi è esternato, ha avuto il coraggio di dirlo, è una cosa anche positiva. Però ora, prima di vedere il plotone, io sono concentrato sul suo partito. Altre domande? Da Gino chi gioca in porta? Sì, non lo vedo.